Raga, sedetevi perché nella recensione di oggi andremo a testare il primo robot pulitore al mondo dotato di kit lavatappeti integrato. Guardate che spettacolo! Ha una potenza di 20.000 mPa e il suo nome da battaglia è Eufy Omni E28. Un'altra super novità di questo E28 è la doppia spazzola antigroviglio. Veramente una tecnologia all'avanguardia che migliora tantissimo la qualità dell'aspirazione, eliminando drasticamente il rischio di groviglio di peli o capelli. Per cui se avete una casa piena di gatti o di cani, questo bellissimo E28 potrebbe essere il robottino che fa il caso vostro. E altra novità assoluta è il sistema Hydrojet System, che permette la pulizia continuativa del roller mop, così da aumentare notevolmente la velocità di pulizia e soprattutto la qualità del lavaggio dei pavimenti. Comunque non vi preoccupate, perché dopo lo andremo a testare. E se alla fine del video vi sarete innamorati anche voi di questo fantastico robottino, vi ho lasciato il link diretto per poterlo acquistare sia nel primo commento che nella descrizione di questo video. Ma ora iniziamo subito con la recensione. Nella prima parte andremo a analizzare tutte le sue caratteristiche e anche quelle della stazione di ricarica, e nella seconda parte del video andremo a fare un super test di pulizia e di lavaggio. Per cui, bando alle ciance, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e partiamo con l'unboxing. E ora andiamo ad analizzare da vicino il nostro super robottino. Come prima cosa vediamo nella parte superiore la bellissima e utilissima torretta LiDAR, che serve per la mappatura e per la navigazione durante la pulizia. Nella parte frontale troviamo la telecamera RGB e questo piccolino LED che si accende se per caso durante la pulizia c'è una scarsa luminosità. Nella parte superiore troviamo invece il sacchettino dove va a finire la polvere. All'interno è contenuto anche il filtro, che potete estrarlo per pulirlo e anche lavarlo. Sempre nella parte frontale troviamo anche il bumper anticollisione, che è utile per proteggere il robottino in caso di urti accidentali. Ma uno dei fiori all'occhiello di questo E28 è il contenitore dell'acqua. Per estrarlo vi basterà schiacciare questo tastino e grazie all'inserimento di questo roller mop viene pulito istantaneamente tramite il flusso d'acqua presente nel contenitore. Ha una potenza di pressione di ben 1,5 kg. Per quanto riguarda le ruotone, guardate che spettacolo, sono super ammortizzate e guardate l'altezza rispetto al robottino, che gli permette di superare anche tappeti o ostacoli più alti di 2 cm. E proseguendo con l'analisi, nella parte frontale troviamo anche questa bellissima ruota omnidirezionale e le due fantastiche spazzole rotanti, e quella destra ha anche la particolarità di essere estensibile. E per quanto riguarda il sistema di aspirazione, beccatevi la doppia spazzola antigroviglio, la potete anche estrarre per pulire o sostituire, e questo buchetto che vedete è il condotto da cui passerà tutta la polvere aspirata da questo E28 e andrà direttamente nel contenitore raccoglipolvere. E ora andiamo ad analizzare nel dettaglio la mega stazione di pulizia con anche la lavatappeti incorporata. Qua davanti troviamo il contenitore dell'acqua pulita, nella parte posteriore invece troviamo il contenitore dell'acqua sporca. Con questa clip si apre, e svuotarlo quando sarà pieno, tanto vi verrà segnalato anche dall'applicazione. Il contenitore dell'acqua pulita ha una capienza di 3 litri, quello di acqua sporca di 1,8, e nella parte laterale troviamo anche l'altro filtro per la polvere. Adesso ve lo vado a rimuovere. Sotto questo case laterale troviamo invece la bellissima spazzola lavatappeti. Eufy è stata la prima a installarla su una stazione di pulizia. Veramente molto funzionale e pratica, soprattutto per chi ha molti tappeti, come ad esempio la mia abitazione, e dopo lo andremo a testare. Vi mostro anche il contenitore della polvere da 3 litri con la classica chiusura clip, per cui quando sarà pieno vi basterà sostituirlo. E beccatevi questa chicca finale, è presente anche il contenitore per il sapone. E per finire diamo una sbirciatina nella parte inferiore della stazione di pulizia. Questi che vedete sono i due connettori di ricarica, ed ha anche il vantaggio che questa base si può rimuovere direttamente per poterla lavare comodamente sul lavandino. Ma non è tutto, perché in questa base viene anche asciugato con l'aria calda e il roller mop, così da diminuire drasticamente la presenza dei batteri alla fine della pulizia.
E prima di attivarlo vi faccio vedere il tour delle stanze che dovrà pulire a partire da questa mega sala da 40 metri quadri per poi proseguire su questo corridoio. Da questa parte troviamo le scale per cui andremo a testare il sensore anticaduta di questo Eufy Omni E28. Questo è il bagno principale della mia casa con la super vasca idromassaggio. Qua ci sono i sanitari e vedremo se andrà a pulire anche tra il bidet e il water per poi proseguire di nuovo nel corridoio. Salire questa super rampa per robot, per cui sono veramente curioso se riuscirà a salire al secondo livello dell'abitazione, dove c'è l'ingresso principale e questo super mega tappeto persiano che dopo andremo un po' a sporcare e vedremo se riuscirà a pulirlo. Ho posizionato anche delle sedie e un tavolino per vedere se riesce a pulire anche nella zona sottostante e infine la super camera da letto, anche questa abbastanza grandicella, circa 20 metri quadri. E guardate sotto il letto quanto è sporco, guardate quei rozzi di polvere, per cui sono curioso se alla fine della pulizia riuscirà anche a pulire completamente il sotto del letto. E ora andiamo a imbrattare il resto della casa a partire dai chicchi di riso che vado a posizionare sopra il tappeto e ora vado a spaccare questa fetta biscottata, la voglio mettere anche qua all'interno dei due sanitari per vedere se riesce ad aspirare anche in questo anfratto. Metto dell'altro riso vicino ai battiscopa così da verificare se pulisce perfettamente anche vicino alle pareti. Ovviamente non può mancare anche lo zucchero di canna e ne vado a versare anche in questo caso sotto al tavolino della sala. E infine, come ciliegina finale, andiamo ad aprire anche questa bottiglia di Pepsi così da vedere se riuscirà a pulire anche la chiazza di Pepsi oppure no. E ora che abbiamo imbrattato tutta la casa siamo pronti a partire con la pulizia. 3, 2, 1, via! Avvia pulizia! Ed ecco qua che è uscito e sta iniziando già la pulizia e la cosa interessante è che lo potete seguire direttamente sull'app. Così sarete sempre informati sulla posizione attuale del robottino. Guardate come passa sotto al termo, veramente tanta roba, e guardate la precisione di pulizia, sta veramente attaccatissimo ai bordi per dare una pulizia veramente perfetta in tutte le aree. Guardate come è passato anche sotto la sedia, veramente impressionante perché le sue dimensioni sono così ridotte che riuscirà a pulire anche in spazi, magari sotto divani, sedie e anche altri anfratti dove gli altri robottini magari fanno fatica a passare. E la cosa interessante è che grazie al suo roller mop da ben 29 cm riuscirà a pulire nettamente più veloce rispetto agli altri robottini con il classico doppio mop. Guardate anche in questo caso come riesce a tirare via tutta la sporcizia vicino al battiscopa. Tra l'altro ho impostato il lavaggio automatico intelligente per cui lui pulirà tutte le stanze in maniera più efficiente possibile, regolando la quantità d'acqua e la potenza di aspirazione per ottimizzare al meglio la carica della batteria. E dopo aver tirato su questo sporco l'ha riconosciuto, infatti torna direttamente alla base per pulire i mop e riprendere il lavaggio in maniera corretta. Guardate come pulisce perfettamente tra il tavolino e il divano, è veramente super intelligente perché riconosce la presenza dei piedi di un tavolino e quindi ci fa un giro a 360 gradi per massimizzare al meglio la pulizia. Ho attivato anche l'Insta 360 per farvi un super time lapse e durante il time lapse vi faccio anche un tour delle impostazioni. Qua in basso potete personalizzare le modalità di lavaggio, potete optare per aspirazione oppure pulizia e lavaggio, regolare l'intensità della pulizia con due modalità, lavaggio rapido e lavaggio profondo, come si vede anche dai disegnini. Potete regolare anche il livello dell'acqua, stessa cosa per l'aspirazione. Nel mio lavaggio, che è quello automatico e intelligente, viene regolata in base allo sporco. Se andate a cliccare queste tre linee orizzontali ci sono altre funzioni molto interessanti, ossia potete condividere il robottino se per caso ci sono più persone che abitano nella stessa casa, potranno controllarlo dal loro cellulare. Potete anche personalizzare i temi sia della casa, farlo in 3D, in 2D e potete addirittura cambiare l'unità di misura. E per concludere il tour delle impostazioni, cliccando sulla rotellina potete anche modificare le impostazioni della stazione. Come vedete c'è lo svuotamento automatico che io ho attivato, la frequenza che potete regolare di svuotamento, in questo caso la lasciamo a 30, lavaggio automatico del mocio come vi dicevo prima nel lavaggio intelligente, e anche attivato l'aggiunta automatica del detergente e lo andrà a prelevare direttamente ogni volta che tornerà alla stazione di ricarica. E una volta che avrete trovato la pulizia migliore per la vostra stanza potete anche programmarla, sia la frequenza ma anche l'orario di pulizia. Magari potete farlo andare mentre siete al lavoro, potete attivare la modalità silenziosa che infatti ho già attivato, e ci sono tanti altri
altre funzioni come l'aggiornamento del firmware, che ho già aggiornato, per cui vi consiglio che se l'acquistate di fare subito l'aggiornamento, così da avere la pulizia ancora più performante. E qua ci sono tutti i servizi degli accessori con informazioni molto ma molto utile, perché vi dice l'usura di tutti i componenti del robottino. In questo caso sono tutti al 100%, essendo un nuovo di pacca. E ultimo ma non per importanza, potete anche impostare il volume del robottino. E ora sta andando sempre più vicino alla zona della Pepsi e vediamo quanti passaggi impiegherà per pulire completamente il pavimento. Guardate che spettacolo! Si vede la linea rispetto al suo passaggio, guardate quanto è pulita la mattonella rispetto alla zona della Pepsi. E ora torna alla carica. Sto andando con il dito, ma è completamente pulito, e adesso fa l'ultimo passaggio e vi faccio vedere la differenza rispetto al prima. Non si vede minimamente la chiazza della Pepsi. Per cui direi che sui liquidi questo bellissimo Eufy Omni E28 è approvato. E ora si sta avvicinando alla zona del riso. Vediamo anche qui il passaggio. Vediamo. Guardate, in un solo passaggio ha tirato su tutti i chicchi. Guardate, dopo il suo passaggio, come è lucido il pavimento grazie al Super Roller Mop con una pressione di 1,5 kg. Guardate come gira, spero che si veda bene dalla telecamera. E guardate anche le spazzole rotanti a che velocità riescono a pulire lo sporco. E adesso sta andando nella zona delle briciole. Vi ricordate che le avevo posizionate proprio all'interno tra il bidet e il water. Guardate come ha riconosciuto lo sporco, infatti ci sta passando più di una volta e dopo il suo passaggio non è rimasta neanche una briciola. Ho veramente la pelle d'oca perché è riuscito a fare una rampa delle dimensioni di 3 scalini. Sentite adesso dal rumore come ha capito che sta andando sopra un tappeto e ha aumentato notevolmente l'aspirazione. Sta arrivando verso il riso, vediamo se riuscirà ad aspirarlo completamente. Ecco che c'è passato sopra, guardate, non è rimasto neanche un chicco. Adesso ci passa nuovamente, mamma mia, guardate che rapidità. E tra l'altro i chicchi di riso sono anche lisci, per cui si fa anche fatica ad aspirarli. E beccatevi dove è andato a finire il robottino, sta pulendo anche sotto il divano. E ora sta tornando a svuotare alla base, guardate a che velocità riesce a fare la rampa. In meno di 5 secondi ha fatto 3 scalini e guardate come riconosce il baratro delle scale grazie ai suoi super sensori. Guardate anche in questo caso come gira intorno ai piedi del tavolino e guardate il risultato dopo il suo passaggio, non è rimasto assolutamente niente, per cui anche la pulizia sotto le sedie o nei tavolini viene fatta veramente in maniera egregia. E adesso come ultimo ambiente sta procedendo con la pulizia della camera da letto. Mamma mia, guardate che spettacolo! È riuscito a passare sotto al comodino, per cui devo dire che per questa casa questo robottino è veramente approvato al 100%. Spero che il time-lapse si veda bene anche sotto al letto, nonostante ci sia pochissima luce. Ed eccolo qua che sbuca dall'altra parte, va a pulire anche sotto questo comodino. Per quanto riguarda la modalità di lavaggio, come avrete notato dalle riprese, utilizza un lavaggio a serpentina, che dal mio punto di vista secondo me è il metodo più efficace e rapido per pulire una stanza. Guardate come pulisce perfettamente anche i piedi del letto. Ed ecco che sta arrivando nella zona della polvere. Vediamo dopo il passaggio, c'è passato esattamente sopra. Andiamo a vedere, guardate che spettacolo. E ovviamente man mano che procede con la pulizia riesce a migliorare ulteriormente la mappatura delle stanze, riconoscendo anche eventuali oggetti presenti negli ambienti. Ed ecco il robottino che fiero torna alla sua base di ricarica. È riuscito a pulire sia il salotto, il corridoio, il bagno, l'ingresso e la camera da letto in soli 57 minuti. E ora andiamo a svuotare il serbatoio dell'acqua sporca. Guardate il colore dell'acqua, spero che si veda bene dalla telecamera, ha un colore tipo marroncino. Questo è il sacchettino della polvere, andiamo a vedere all'interno il suo contenuto. Guardate che bruttura e che sporcizia è presente all'interno. E dopo aver svuotato il robottino, beccatevi il tour della casa, così vi faccio vedere da vicino quanto e come ha pulito. Non ci sono né aloni, l'acqua è stata utilizzata in maniera corretta, così non dovete aspettare tantissimo tempo che vi si asciughi il pavimento. Guardate anche con l'aiuto della luce quanto sono pulite le mattonelle, per non parlare del tappeto. Guardate anche qui da vicino, l'ha praticamente rigenerato. E ultimo ma non per importanza, la camera da letto si vede già dal riflesso che è veramente molto pulita. Vi voglio far vedere quanto
quanta poca acqua ha utilizzato per lavare oltre 60 metri quadrati di casa. E tra l'altro una piccola chicca, quando andate a estrarre il contenitore dell'acqua si accende un LED di colore rosso che vi avvisa che il contenitore non è posizionato in maniera corretta e una volta che lo andrete a posizionare si spegnerà immediatamente. Adesso vado a srotolare e a tirare via il case del kit di pulizia, andiamo a imbrattare il divano di sale fino, ci aggiungiamo anche un pizzico di zucchero di canna così per fare un bel mix e infine per dare l'ultimo tocco culinario anche una piccola spruzzatina di origano. Accendiamo il nostro kit di pulizia per tappeti e divani, siete pronti? Vediamo, guardate come sta aspirando. E per una pulizia ancora più completa, schiacciando questo tastino, bagnerete il divano con dell'acqua per lavare le macchie liquide in maniera approfondita. E ora è il turno del test del tappeto, ho rovesciato anche qui un po' di fetta biscottata, andiamo a vedere se riesce a tirarla su, ma guardate anche qui la velocità e la potenza di aspirazione. E ora, visto che voi siete un pubblico molto esigente, andiamo a sacrificare questo tappeto persiano per testare la qualità di lavaggio delle macchie. Ho versato un po' di Pepsi, andiamo subito a fare il lavaggio. Guardate come sta pulendo, si vede perfettamente il risucchio nella parte superiore, per cui se vi capiterà di rovesciare dei liquidi sopra tappeti o anche divani, grazie a questo Eufy Omni E28 in pochissimi minuti riuscirete a pulire completamente le macchie. E infine, per quanto riguarda il prezzo, questo Eufy Omni E28 verrà lanciato sul mercato intorno ai 1000 euro. Se ci saranno eventuali promozioni o codici sconto, non vi preoccupate perché ve le lascerò nel primo commento e nella descrizione di questo video. E sempre in descrizione troverete il link diretto per poterlo ordinare direttamente dal sito ufficiale Eufy. Se volete essere sempre aggiornati sui nuovi prodotti di tecnologia come questo, mi raccomando, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale, così sarete sempre aggiornati sulle mie nuove pubblicazioni. Da Luca Tache e da questo fantastico E28 è tutto, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!